Bentornati amici nel canale. Oggi siamo nella nostra piccola fattoria ed esattamente nel pollaio con il nostro gallo e le sue galline. Qui fanno la solita passeggiata mattutina dove lui indica loro esattamente la strada. Allevare animali richiede tempo e dedizione, ma anche l'orto potrà beneficiare della presenza delle galline. Dissuadere le galline ad entrare nell'orto è praticamente impossibile, soprattutto nel nostro, concimato e coltivato biologicamente, senza uso di nessun diserbante. Qui possiamo notare come le galline si nascondono tra le piante dell'orto ed è ottimale perché si nutrono di larve e parassiti che sono dannose a loro volta alle piante. In campagna tutto ha il suo riciclo naturale. In questo caso le galline sono degli ottimi amici delle piante, perché appunto tengono lontano sia larve che parassiti, essendo per loro il cibo prelibato. Spesso sento persone o leggo sui social la paura di allevare galline, eppure non è così, perché proprio loro sono degli ottimi amici per l'orto, per la campagna, per le piante. Soltanto a pensare che la deiezione delle nostre galline è un ottimo concime biologico per tutte le piante, sia per l'orto, da orto oppure da vaso. Noi alleviamo galline ormai da 8 anni e le lasciamo molto libere da camminare appunto nell'orto oppure passeggiare anche davanti al nostro terrazzo di casa. Così facendo abbiamo il terreno sempre libero da parassiti. Rozzolando intorno casa è un ottimo deterrente contro le zanzare. Per chi pensa di dedicarsi più facilmente all'autosufficienza, consiglio vivamente di allevare galline, eventualmente le prime acquistatele, tanto poi si riproducono automaticamente da sole. Perché consiglio questo? Perché sono degli importanti contributi all'interno di un rinnovato ciclo dei rifiuti, nel senso che loro spesso mangiano i rifiuti organici che di solito andiamo a gettare via. Inoltre, la pollina è un potente concime biologico 100% naturale che si ottiene appunto attraverso un procedimento con gli escrementi delle nostre galline. Che dire amici, un orto o una piccola fattoria senza le galline non è completo. E noi le ringraziamo dando loro il cibo che piace tanto. Grazie amici per aver guardato il video. Se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!